degli animali adulti, già in fase di avanzato stadio di maturazione degli organi sessuali, quindi sono pronti per il viaggio per arrivare al mare di Sargassi. L'animale adulto arriverà al mare di Sargassi e dopo la riproduzione l'animale adulto muore, fa come i salmoni. Nella fossa del Golfo del Messico, il mare di Sargassi, si riprodurrà, nasceranno le larve, si chiamano leptocefali. Le larve schiuderanno, questa piccola larva userà la corrente del golfo per risalire in superficie e man mano seguirla fino alle coste europee. Man mano si accresce, diventa, la chiamano anguilla cieca, quindi anguilla piccolina e trasparente, che è arrivata lungo le nostre coste, quindi tutta Europa, poi entra in Gibilterra e andrà a ricolonizzare anche le valli di Comacchio. Il tragitto della larva si conosce molto bene perché segue la corrente del golfo, impiega dai 6 mesi a un anno arrivare lungo le nostre coste. Mentre quello che rimane ancora un mistero è che nessun animale adulto è mai stato pescato, filmato nel mar del Sargassi. Quindi il tragitto dell'animale adulto si conosce fino a Gibilterra e poi si perdono i segnali. Comunque, avendo trovato là le larve, naturalmente noi possiamo dire con certezza che si riproduce là la nostra anguilla. Nelle Valli Comacchio facciamo questa azione perché abbiamo i migliori riproduttori a livello europeo, esenti da tutti i trattamenti da inquinamento chimico, hanno una bassissima percentuale di parassiti rispetto a tutte le altre anguille europee e un tasso di crescita che è tra i più elevati a livello europeo, perché nelle Valli Comacchio impiega... Abbiamo trovato anguille adulte già a 6 anni, mentre dalle altre parti arriva minimo ci mette 10-12 anni. E hanno un rapporto di peso, di grasso estremamente elevato che gli permette di affrontare il viaggio ancora in maniera più efficace rispetto ad altre popolazioni che vivono per esempio nel delta della Camargo oppure in Spagna.